Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e rieccoci su Red Dead Redemption. In chat vedo Recluta, il Matto, Zakarmo e Alessandro. Salve ragazzi, salve. Siamo di nuovo qui. Io sono andato un po' avanti, in realtà non così tanto, perché poi mi sono perso tipo in fare cose tipo esplorare, guardare cose qua e là. Ho visto un po' di funzionalità in più. Ho fatto una taglia, cioè esattamente vai dallo sceriffo e puoi andare a cacciare a prendere dei malviventi, come poi era ovvio che ci fosse, e ho visto come si fa a cacciare, che poi servono tipo delle pelli degli animali e tutto il resto. E questo sono io, che non avevate ancora visto, nel nuovo accampamento. Ci siamo spostati e abbiamo fatto un accampamento qui. Scesi dalle montagne, dal gelo, un accampamento qui che poi è al momento l'hub centrale. Chiede sempre questa cosa che non capisco, vabbè. E guardate che roba. Faccio un attimo un giro intorno per farvi apprezzare. Ho dormito sino al tramonto. Quindi faccio un giro intorno per farvi apprezzare che cos'è il mondo. Tranquillo, Recluta, se non ti piace ci mancherebbe. Grazie comunque per essere passato a salutare. Guardate qua. Guardate che cosa ha creato Rockstar, guardate. Herr Che Morgan, Herr paesaggio. Mr. Strauss, you're busy, my friend? Detto ciò, come vedete ci sono I know your parecchie ears are missioni working, sul Arthur. mondo di gioco, tra cui una è quella da lui che potrei già andare a fare in realtà. Vediamo un po' cosa ha da propormi. Why, I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like Of you. course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald And Ranch. here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Ah, I'll make sure they see it in them terms. Già come sono Put the di debts in a spendere i soldi del deposit primo and try stipendio, not to guarda. kill Mi them. sembra It's che ne very valga la bad pena in tutta publicity. sincerità per questo gioco. I just want to say Allora, goodbye. devo riscuotere denaro da Caution. queste tre persone. Goes without saying. What are we Sono gonna do? indicate con le S. Trova i debitori e recupera il denaro. Allora,
Andiamo un attimo a vedere. Ce n'è una qui, dove sono parecchio distante. Andiamo da prima da Mr. Robel, che è abbastanza vicino. Chi è che sta piangendo? Di cosa succede? Prima o poi bisogna prendersi cura della gente qui, eh. Where am I gonna go? Stay here with us. Folk, they ain't so bad. Ah, lei è It's la nasty out there, I know. vedova. I Quella che è know. stata. Quella che abbiamo visto all'inizio del gioco. Ciao, Big Boss. Ringrazio sempre che passi a salutare, pur non. So che non vuoi vedere, quindi. Danny, how are you? Grazie Well, comunque per they haven't passare a found me yet. salutare. Allora, dovrei in realtà pulire il mio cavallo, ma devo comprare gli oggetti per farlo, perché credo che di non averli. Nutri, conduci, accarezza, striglia. Non ho la So possibilità di Arthur, strigliarlo. when I was in Valentine, nosing about, I think I found In realtà something non posso manco interesting. accarezzarlo, non ho capito What's perché. that, Tilly? Well, I'm not exactly sure. Ma alla Something fine about se the consiglio doctor's Hollow office. Knight. Sì. There's something funny Sì, lo going on there. consiglio. Io sono ancora Some rimasto bunch al of punto che nasty avevo boys lasciato. Non going ci ho in più and none giocato of them perché non ho coming avuto il out. tempo per farlo. Però è un gran Okay. gioco. Maybe Se I'll ti go piace take a quel tipo di look. gioco, lo Anything consiglio. else? No, Veramente Hollow just that. Knight vale la pena. Well, Costa. keep looking. Penso che Will lo trovi do. spesso in offerta sui 15 euro. Consigliatissimo. Rapina in negozio. Attenzione. C'è una rapina da qualche parte. L'ho perso. Grazie, Big Boss. Grazie. Tranquillo, matto, non c'è problema se non hai tempo. E capisco che poi è domenica pomeriggio, gente ha cose da fare e tutto il resto. Però ho deciso di farla perché comunque ci volevo giocare. Ho detto io lo faccio. A chi vuole lo faccio vedere ancora un po'. E così ha la possibilità di vedere, di godersi un po' di più Red Dead Redemption. Per chi non ce l'ha e per chi poi non è interessato a. C'erano problemi di spoiler, ecco, ovviamente. Non la vedo però la cosa della rapina in negozio, sinceramente. Andiamo. Vediamo cosa succede a andare in giro la notte, sinceramente. Mi sono già fatto dei nemici, nel senso che ho ucciso due dei nostri nemici, degli Odrenner, come si chiamano più. Li ho uccisi due che erano per strada. E adesso, prima li ho incontrati in una carovana, mi hanno ucciso. Adesso, ho fatto la prima morte su Red Dead Redemption, ieri, sinceramente. Sì, è probabile che scano scontati. Se si vengono. 15 euro comunque è poco, eh. Cioè, è un buon pre. Per un gioco del genere è un buon prezzo. Perché comunque è un gioco che garantisce. Un buon numero di ore di gioco. Come d'altronde anche Salt and Sanctuary, eh. Perché anche Salt and Sanctuary garantiva un buon numero di ore di gioco, sinceramente. Ciao Luigi, in realtà abbiamo cominciato, guarda, la live. Ho fatto due parole, eccetera, ma è la prima missione che sto andando a fare da quando ho cominciato, sinceramente. Allora, parcheggiamo, parcheggiamo. Vabbè, mettiamo il cavallo qua, perché il tizio potrebbe non essere così disposto a darmi soldi. Allora, prendiamo un po' di armi da cavallo, però. Allora, vediamo un po' che armi abbiamo. Ci equipaggiamo qui. In realtà non credo che dovremmo ucciderlo, quindi semplicemente una carabina, giusto nel dubbio, se ci fosse altra gente a cui sparare. Vediamo un po'. Facciamo prima di tutto il lazzo, che comunque. Così lo prendiamo al lazzo se riusciamo. Che fi quella è fighissima la cosa di prendere al lazzo i nemici, è una cosa bellissima. Vediamo se vediamo dove. Ah, ecco, in casa. È stato l'ultima volta in quest'area. Perlustrala per trovarlo e riscuotere il debito. Ok. Ma allora, guarda, l'unica cosa che. Allora, quei due sul server partiamo da questo presupposto.
Sono bravi, su alcune cose mi piacciono molto, è innegabile che poi abbiano, sono tra i pochi che, abbiano riuscito a, che si è riuscito a tirare un business veramente su da quello. Però ragazzi, è vero che gli input... Knock knock, Mr. Robo. Przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. Dunque? Przepraszam, co pan robi w moim domu? Ah, parla in polacco lui, Kim jesteś? I'm here on behalf of Leopold Strauss. Comunque adesso ti Where's rispondo our... bene, Zaccarmo, finisco la cosa, aspetta che Leopold Strauss. Nie mam prendo pieniędzy. lui e God finisco la damn it, you don't discussione. speak English, do you? Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Qui non si Oh, scherzava a still questi don't tempi, eh. understand you. God damn it, you have a debt to Herr Strauss. Pay up! D'altronde noi comunque siamo un Stop! fuorilegge, eh. Io nie mam siły! Nie mam siły. Dunque? No, 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 no. Please no. No have money, but have this. Vediamo cosa mi dai. It's good, valuable. It's Warszawa, yes. I have your things. Okay? I have Saccheggia la anything in casa. here or out there. Yes. Perché stai qua? What you got behind that? Esatto. Przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Rusakom nie można ufać. Amerykańcom też. Fede d'oro, ah, ecco cosa. Noi stiamo facendo proprio il peggio del peggio. Just keep quiet. Tanto lo teniamo d'occhio, non si sa mai. Don't even speak English. Abbiamo lasciato di là da solo, però. Must come here with something. Allora, comunque, riparlando del discorso di quei due sul server. Allora, non c'è un input lag, secondo me. È sbagliato chiamarlo input lag. I movimenti del personaggio sono parecchio lenti, nel senso che il personaggio si muove lentamente. E bisogna capire un po' di cose. Ad esempio, che per sparare bisogna che il pallino sia bianco, perché altrimenti non spara proprio. Adesso, ci sono un po' di meccanismi che rendono il movimento rispetto a quello dove siamo abituati in genere, che tipo io schiaccio e spara subito, no? Cioè non è un FPS come COD questo, per intenderci. Poi io ho visto anche quelli sul server che parlavano del fatto che è esagerato con realismo. Ragazzi, siamo chiari, magari non è 10 su 10, magari. Mi rendo conto che magari qualcuno possa trovare qualche piccolo errore. Però ragazzi, è un gioco grandioso. Grandioso. Nel senso, lo vedete benissimo anche voi la qualità dei dettagli. E sta girando, io non ho la PS4 Pro, che è comunque una cosa da considerare. Questo povero uomo comunque non ha nulla, veramente. Cioè, noi siamo delle persone terribili, abbiamo rubato la fede, che probabilmente è uno dei suoi pochi averi. Però, insomma, è la regola, la legge del West. Noi d'altronde siamo parte di una banda di criminali. Dei fuorilegge, o meglio. Sono No, curioso di capire come no, no, no. questo sia legato Yes, yes, al yes. primo Red Dead Redemption, perché ci sono una serie di domande che chi ha giocato il primo si farà automaticamente. Okay, that should about cover things. Versa i soldi nella cassetta dei fondi o riscuoti un altro debito. Ah, ok, perché noi abbiamo
No, ma allora non è un gioco da dire che attira tutti, eh. Ho conosciuto anche gente a cui non è piaciuto il primo. Io il primo trovo sia, scusate, un capolavoro innegabile, però insomma, a alcuni non è piaciuto. La qualità dei dettagli è enorme e sembra che ci siano veramente tante cose da fare e sono molto curioso dell'online. Il problema è che Luigi, sai cosa mi lascia dubbioso? Che se lo lego e poi lo gli perquisisco in casa, non vorrei che a quel punto lui mi potesse denunciare, capito cosa intendo? E a quel punto è un po' un caos. Perché comunque c'è sta cosa che adesso lui mi ha detto posso frugare in casa tua perché devi risaldare il debito. Il debito è abbastanza. Quello che ruberei adesso di più sarebbe proprio rubare. E siccome sono all'inizio del gioco, preferisco non farmi troppi nemici già da subito, ecco. Vediamo un attimo però, eh. Cosa c'è? Cassetta dei fondi è qua. Volendo potrei riscuotere questi altri due debiti. Intanto andiamo qua, tanto dobbiamo passarci comunque più o meno. Prima ho fatto da solo, cioè prima, ieri ho fatto da solo appunto una taglia, è stata molto bella perché poi inseguivi l'uomo che veniva, l'uomo si buttava nel fiume e tu lo inseguivi mentre lui finiva nel fiume, lo inseguivi a cavallo dal lato e poi lo prendevi al lazzo, era proprio bella come cosa. Una volpe! Easy now. Non c'era la volpe. Vabbè, ovviamente adesso se n'è andata. L'online sarà bellissimo. Se faranno le gang. Bisogna vedere come lo fanno. Allora, partiamo dal presupposto che. Che sarà sulla base ovviamente di quello di GTA. Bisogna vedere da quanto fanno le istanze di giocatori. Ah, c'è lassù. Cos'è? Ah, è un. Wow. Ah, sono dei. Mi vogliono uccidere, cioè sono io il loro bersaglio. Io ci sono già morto una volta così, perché è un macello mirare. Sono morti. L'online esce il 10 novembre. Il 10 novembre fanno la beta dell'online, scusa. Il 10 novembre ci sarà la beta dell'online. Quindi ovviamente ci sarà un sacco di crash perché ci saranno 1 milione di persone che ci giocano, altro che 1 milione. Non so quanto siano i dati, però delle analisi statistiche dicevano che si aspettavano addirittura, ragazzi, un numero senza senso, di vendere quasi tra i 6 e i 8 milioni di copie in questo weekend, nel weekend di uscita. Una senza senso, numeri senza senso. Detto ciò, appunto, faranno sicuramente sarà a istanze, bisogna vedere da quanto sono le istanze e poi perché puoi fare, se potete fare tipo delle gang, cioè delle bande di fuorilegge, ecco. Si potrà sicuramente fare, ma bisogna un attimo capire come funziona e com'è la cosa. Ma ce n'è pieno di sta gente che, soprattutto probabilmente la notte ce n'è ancora di più, che comunque ti attacca, eccetera. Io mi sono avvicinato.
perché a volte c'è qualcuno che chiede aiuto, ma invece questi qua erano proprio dei fuorilegge. Io pensavo che fosse un gruppo di gente che chiedeva aiuto per cacciare qualcuno, non pensavo che dicessero tra di loro chi lo prende ha dei soldi, invece parlavano tra di loro, parlavano di me. Ciao Emanuele, buongiorno. Guardate che la sera cala questa sorta di nebbiolina, diciamo, serale. Quello che succede poi, adesso lo vedete, nel nostro accampamento, tanto vi spiego, vi è questa cassa comune, dove voi potete scegliere di versare una parte di soldi, scritto che ogni tanto va fatto, perché comunque contribuisce all'accampamento, ti fanno roba da mangiare, tutto il resto. Tipo ogni giorno, ogni tot giorni, c'è lo stufato, perché comunque mangiare ti fa bene, perché è comunque il peso corporeo. Riceverà una percentuale di ogni debito riscosso. Ok. Ah, ecco, usa il libro contabile per acquisire un miglioramento. Vediamo un po'. Versare denaro. Ah, qui vediamo i contributi di ognuno. Ah, che bello. Vediamo Dutch che ha versato 7 dollari in denaro, Lenny un braccialetto d'argento a maglie, vediamo ognuno cosa ha fatto. Anche io ho versato dei soldi. Arthur, ecco qua, vedete, orologio da tasca, anello d'argento con stemma, oggetti preziosi di Vrobel, totale 100 dollari. Allora, cosa possiamo avere? Frutta fresca e cibo in scatola, alloggi in cima alla lista. Adesso vuole qualcosa di più confortevole. Costa 2,20, noi abbiamo meno, abbiamo 100 dollari. Postazione per cavalli, pollaio, attrezzature per lavorare la pelle. Ah, un sacco di cose, si possono fare un sacco di miglioramenti, ok. Io direi da aspettare. Non so in realtà cosa conviene fare, sinceramente. Abbiamo 100 dollari, non so cosa conviene, sinceramente, a cosa conviene partire. Potremmo dare questo qua 2,25 e tanto. Io presto farei l'alloggio, quindi forse risparmierei per questo. Mi limiterei forse ad avere la qualità di provviste migliore. Ah, posso anche rifornirla. Mi dirà quando quindi è... scarica quando scarseggiano. How did you get on, Called in on the small holder, Roble. I soldi. Didn't even speak English. Le provviste. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said. Pleasure, I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. I usually do. Direi che l'abbiamo fatto, guardi. Glielo dico, non se la prenda male, ma abbiamo già picchiato. Vedete, possiamo prenderlo stufato. Questa è l'unica cosa su cui non c'è una cura nei dettagli. Sono stupito. Guardate la ciotola. Nel senso che la ciotola dello stufato... è un po' finta, ecco, anche vedete, non cala niente. È l'unica cosa che per adesso ho trovato che non ha una cura dei dettagli senza senso, come tutto il resto, perché tutto il resto ha una cura che è inimmaginabile. Ma infatti adesso risparmiamo, anche perché in realtà non ho ancora, essendo all'inizio, non ho capito come spendere i miei soldi, nel senso, devo andare in città e vedere, però io vedete, ho... abbiamo, si vede, 70 dollari in cassa, io ne ho 200 di dollari. Sinceramente non so come spendere questi soldi. Poi sicuramente ci saranno armi e tutto il resto. Però per adesso non ho ancora visto. Posso anche dare oggetti che ho trovato, ad esempio appunto il braccialetto d'oro. No, posso usarlo perché era un oggetto lo tengo. Però ad esempio donerei questo che vale 8 dollari. Ogni tanto lo faccio, sinceramente. Lì sotto quella barra secondo me è tipo tra buono e cattivo, qualcosa del genere.
E comunque la gente dell'accampamento ha una visione tua, nel senso che se fai alcune cose, anche cose stupide tipo portare dei sacchi da un posto all'altro, aiuti la gente dell'accampamento, fa salire il tuo... non mi ricordo come lo chiama il gioco, comunque sostanzialmente il modo in cui ti vedono gli altri dell'accampamento. E quindi in teoria dopo saranno più disposti a farti dei favori o ad aiutarti. C'è tutta questa cosa qua. Allora, qui abbiamo... L'altro che vuole il debito è questo qua. Andiamo a riscuotere un altro debito, dai. Facciamo ancora questo e poi vediamo un'altra missione anche. Dov'è il mio cavallo? Lui ha una missione anche. Eccolo qui. Okay, boy. Let's go. Poi dovrei anche dormire in realtà, perché magari sono anche stanco. Ecco cosa devo comprare. Devo comprare gli oggetti per strinare il cavallo, perché quelli non li ho. Devo comprare quelli e anche la... come si chiama quella per i capelli? Non è pomata, ma... Perché comunque ti curi la barba, ti cresce la barba, poi te la puoi curare, ti puoi impomiciare i capelli. Insomma, c'è tutta questa roba qua da fare che poi sono cose secondarie, però fa... E anche la cosa che i vestiti che hai influenzano, cioè devi mettere i vestiti in maniera adatta col tempo. Succede. Succede. Ah. Dai la medicina. Dai, ne abbiamo un po', quindi gliela diamo. No, in realtà no, cioè nel senso, io so che comunque, siccome sono all'inizio, quindi non so bene ancora quali sono le missioni secondarie e primarie esattamente. Adesso sto un po' facendo quello che farei da solo. E poi vediamo, nel senso che magari si pensa appunto di fare solo missioni secondarie in modo da non fare eccessivi Don't much like spoiler. around here no more. Glad I could help. Keep your eyes on the ground, È finito il mio cavallo? Ah, era andato a farsi una passeggiata. In realtà ho anche il kit da pesca, mi sembra di averlo comprato, vi dirò. Forse no, non mi ricordo cosa ho comprato. Poi tutte quelle... Hai anche la... Puoi anche pescare, no? Cioè queste cose... Il tuo cavallo si è agitato a causa di un predatore. It's okay, boy. Il predatore c'è. Ha un serpente. Che l'abbiamo spiaccicato, oltretutto. Scogliamolo. No, ma non me l'avrebbe chiesto se avesse voluto una mano per arrivare in città. Prendiamolo anche però. Poi lo portiamo al nostro amico. Vedete conto che hanno messo un'animazione anche per attaccare il serpente al lato dell'animale. E ce n'è una anche per attaccare tipo gli uccelli, eccetera. Cioè, sono cose che dici... Avrei vissuto bene anche senza, è vero, indubbiamente. Ma quando succedono, dici anche wow. Cioè... Potevamo vivere bene anche se non mi faceva vedere esattamente che lo legava, che lo metteva in quella posizione e che il serpente è lì, lo vedete. Però vederlo è bello. E poi c'è questa, sempre questa roba qua della visuale dinamica che è qualcosa di incredibile. Allora, cerchiamo un nuovo amico. Ha detto che è uno che... Da cui è facile farsi abbindolare. There we go.
Comunque sì, hai ragione, Emanuele. Beh, è una buona idea. Eccolo qua. Whatever do you want? Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care. Porca miseria. Calcione in faccia proprio. Why did it have to come to this, huh? Allora? You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts, facci sti soldi e facciamo la facciamo finita presto. Pay the money, you'll make this stop. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Ma più che altro la pelle serve per craftare, cioè se lo diamo a quello nell'accampamento ci dà la possibilità di fare nuove bisacce, oggetti più capienti, bisacce più capienti, borse eccetera. Non so esattamente cosa mi serve, quello devo capirlo. What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! Cioè, credo che non sta bene. Abbiamo tirato un calcio in faccia con quello stivale. Penso che avrebbe steso chiunque. Mi sono stupito che si fosse rialzato, in realtà. Anche io temo che vada a finire malissimo. Temo che tipo ci vengano a cercare e finirà in un bagno di sangue. Questa impressione. Tanto questa è una cutscene automatica, quindi mi fa un po' pensare che ci sia qualcosa. Cioè è strano, una cutscene qua non me l'aspettavo. Ah no, in realtà mi ha riportato all'accampamento. Ok, strana questa roba. Particolare. Fammi prendere il... questo. Portiamolo. Ah, lui, vedrete, c'è... lui. Questo signorotto qui, a cui possiamo dare gli animali. Perché adesso no? Perché è chiuso in effetti? Ancora presto? No, 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 non saltiamo sul non c'è bisogno di saltare sul tavolo. Pearson. Morning, Arthur. Don't you ever get fed up with all this? Sometimes, I suppose. No, no, non possiamo fare ancora niente, non so che perché. E adesso io il crotalo glielo lascio qua. Morning, mister. Ah, saranno sempre lasciati nel luogo più adatti. Ok, quindi c'è un posto in cui lo lascia. Ecco perché non me l'ha lasciato lì davanti. Ho capito. Però non posso donarlo al tizio. Possibile che sia qualche pausa? Non lo so, è strano. Non mi era mai successo che fosse. Però vedete che c'è il simbolo del lucchetto. Perché è quello sopra la sopra quello che sembra una cosciata di pollo. Quel simbolo lì. Non so come mai. Guardate che cambia anche il tempo. Se c'è la pioggia, sì, sicuramente ci sarà. C'era la neve, mi direte. Se c'è tutta la cosa elevata, perché non dovrebbero fare la pioggia ogni tanto? Però vedete che quello che dicevano quei due su Stella, probabilmente anche questo. Nel senso che vedete, il personaggio cammina qui e non posso farla andare più veloce. E ogni tanto anche a me viene la cosa di dire, e dai però, e muoviti. Ha comunque questo incedere lento. Non sembra così interessato in mie proposizioni. Of course.
Ok, abbiamo preso bronzo, non so perché, adesso vediamo perché bronzo. Entro 2 minuti e 10 secondi. Ah, vabbè. Così tanto ci ho messo più di 2 minuti. Ci ho messo un po' ad andare lì, forse. Ecco, adesso è aperto il tizio. Vedete, qui ad esempio posso spaccare la legna. È un compito che mi aiuta, nel senso che nell'accampamento questa cosa mi farà vedere sotto una buona luce. Io ogni tanto lo faccio, sinceramente, perché poi sono quelle cose che non sono fondamentali, però avere il gioco ti dà la possibilità di farlo, è comunque sempre bello crescere un po', far crescere un po' tutte le cose del gioco, no? Era un po' tipico anche di GTA. In GTA c'era la cosa delle bande, se vi ricordate. Immagino ci sia anche qui una cosa simile con bande di fuorilegge, di rapporti fra bande, eccetera. Ho visto comunque che a un certo punto ho fatto una rissa in un saloon, ma in realtà era parte della trama. E adesso. E adesso in quella città, comunque, quando entro, spesso mi dicono: cerchi guai, guarda che hai già fatto la rissa, penso che sia abbastanza, cose del genere, no? Ecco qua. Vedete che cresce, sale quella cosa, e poi ho il più 5 sull'occhio di falco, come si chiama? L'ho lasciato qui. Come faccio a trovare un serpente? Lo troverò mai. Niente, vabbè, comunque, se andiamo da lui, posso che abbiamo perso il serpente, magari qualcuno se l'ha anche preso, perché no? Adesso vedrete che possiamo, tipo, creazioni e miglioramenti. Ad esempio, alloggio di Arthur. Teschio d'alligatore. E mi serve una pelle d'alligatore perfetta. Perché poi non ho capito anche, ma alcune cose tipo si deteriorano. Non so se tipo a seconda di come le uccidi, eccetera. Mettere il baule. Cosa mi serve per il baule? 2 per pelle di piuma puma, perfetto. Pelle di cinghiale. Vedete, tutta sta roba serve per queste cose qua. Fuoco da capo principale, cosa serve? Corna d'alce. Vabbè, tutta roba che in realtà è secondaria questa, eh. La cosa veramente utile sembrerebbe la roba per la bisaccia, che quindi permette di portare più oggetti, vedete? Migliora 2 volte il carro. Ah, però devo acquistare attrezzi dal libro contabile. Ok, quindi non posso farla comunque adesso. Però mi serve tutta sta roba qua. Quindi scoiare gli animali serve per tutte queste cose qui. E poi posso anche donare della roba anche qui. E comunque è tutto basato su una vita di comunità alla fine. Che c'è qua? Aviare Scuola? Ah, Aviare qua? Reverendo Swanson. Qui abbiamo, e se metto Dutch, Dutch non voglio farlo perché Dutch credo che sia una missione abbastanza primaria. In città c'è qualcosa. Posso andare dal barbiere? Io queste cose poi impazzisco. Adesso vediamo un attimo, vi faccio vedere anche com'è la città, cosa tutto offre, eccetera. L'emporio, ecco, vediamo cosa possiamo comprare dall'emporio. Magari non è super interattivo da vedere, però intanto comunque vi fate un'idea di, diciamo, la tridimensionalità del gioco. Cosa offre il gioco in generale? Cosa tutto potete fare in questo gioco? E cerchiamo, sì, se possibile, cacciamo anche un attimo. Adesso vediamo un po' cosa c'è di interessante in questa zona. Perché qui accanto ci sono solo dei, come si chiamano, dei grossi uccelli, degli uccelli. Vengo con pavoni, ma non sono pavoni. E là, attenzione, albero in pieno. Questi, aspettate, ve li faccio vedere. Ecco qua, vedete, questa è una regione di uccelli. Io
In realtà l'altro giorno ho cacciato un puma, ma per una, era una missione secondaria, nel senso che c'era questa missione dove uno mi chiedeva aiuto perché era inseguito da un puma, io l'ho aiutato e ho ucciso il puma. Abbiamo solo 22 frecce comunque, non siamo messi così bene. Dobbiamo comprare frecce. O fabbricare frecce, devo capire come si fanno queste. Ah, poi avete vari tipi di proiettili, adesso sono normali, vedete che ci sono da normali lì, 22 su 40, ci sono 6 slot. Potete, ci saranno sicuramente frecce avvelenate, cose del genere. Ah, qui c'erano. Fatti scappare, ma vediamo un po', eh. Animale sconosciuto. Lì c'è del sangue? Ah, sì, qua ci sono stato. Cioè, è successo una cosa atroce. Ci sono passato per caso. E c'è questo... Non c'è più. C'era un uomo sventrato, appeso. Lì c'è una gamba, vedete? Quella è una gamba. E ho trovato un pezzo di una mappa che diceva qualcosa dell'assassino. Devo trovare gli altri pezzi. Che animale è che sto cercando? Laggiù c'è qualcosa. Li vedo, cosa sono? Tipo, sono cervi? Da qua non capisco bene. Allora, cerchiamo di non farci vedere. Si farà già un bel tiro pulito con l'arco, se riusciamo, che poi si scappano, è un macello. Abbiamo diversi animali, in realtà. Quello... Antilocapra. Studiamolo, perché poi studiarlo serve. Che animale è l'antilocapra? Scusate la mia ignoranza. Segui. Antilocapra americana femmina. Allora, cerchiamo di farla fuori. Una l'ho presa. No, non l'ho uccisa. Però sta morendo, quindi... Eccola lì, c'è questa scena atroce di lei che si trascina e muore. Cioè una cosa... Spero che nessuno di voi sia un animalista. O comunque se lo sia non si faccia, diciamo, capisca che è un gioco, perché questa cosa è atroce. Allora, scuoiamola. Tutto bene, Chaos, comunque, tutto bene. Te tutto bene? Ammiraglio, ti ha avvertito Emanuele. Beh, ma ragazzi, voi dovete mettere la campanella sia su Twitch che su YouTube, così vi... vi arriva le notifiche. Vedete, ma ridotta. Perché probabilmente comunque non l'ho uccisa subito. Devo capirle queste cose qua. Com'è che faccio ad avere una pelle perfetta, ad esempio. E su quelle cose che poi, vabbè, alla fine uno va sempre a guardarsi sui tutorial. Comunque abbiamo un antilocapra scuoio. Una scena... Mamma mia, vabbè. Comunque. Adesso. Direi che con la nostra antilocapra sulle spalle... vabbè, facciamo che prima andiamo
Siamo vicini alla città, però non vorrei che si rovinasse ulteriormente. La riporto qui. Faccio veloce, cerco di fare il più veloce possibile. Hai la campanella. Allora, come mai? Non ti è arrivata la notifica? Allora, YouTube. Fai il presupposto che YouTube per le live non è che mandi le notifiche proprio. Ha un sacco di problemi YouTube per l'invio delle notifiche. Twitch è molto più rapido, nel senso che col mio vecchio canale ho la notifica per quanto vado live, va live Vitamina Beat. Twitch lo manda immediatamente. E sul cellulare arriva subito. YouTube ha dei problemi sulle feed, sì, ma anche dei video, oggettivamente, lo sappiamo e tanta gente se ne lamenta. D'altronde, in teoria, YouTube non è proprio fatto per le live. Noi le facciamo su tutte e due perché comunque siamo ancora piccoli, quindi è importante raccogliere gente da entrambe le cose. Però in realtà il meglio per le live è Twitch, senza ombra di dubbio. Sì, adesso andiamo al campo. Dice sempre John che per adesso ci vuole ancora bene. Non puoi entrare a cavallo nell'accampamento, va bene, ok. Allora, solleviamo l'antilocapra. La pelle intanto ovviamente ci ho messo sopra. Si è macchiata di sangue comunque. Doniamola. Possiamo donarla. Può essere venduta. No, possiamo donarla per le provviste. In realtà possiamo probabilmente venderla anche a qualcuno. Noi per adesso lo doniamo per le provviste. Ho donato tutte e due per sbaglio. Vabbè. Good job, Mr. Morgan. Well, you girls actually appear to be working. Of course. Certo che mi sto andando a fare. Cosa credi? Ma dimmi te. Sto facendo un mazzo tanto. Sta gente. No, aspetta, però. Mamma mia, guarda il cavallo tutto sporco, che schifo. Tutto sporco di sangue. Bisogna pulirlo. Dobbiamo. Allora, adesso andiamo in città e compriamo la roba per strigliare il cavallo. Intanto abbiamo un nuovo manifesto con taglia. Possiamo andare a fare la caccia a un fuorilegge, che comunque è interessante. Vi faccio vedere anche quello. Quindi andiamo verso il saloon. Devo ancora capire come lavarmi io, in tutta sincerità. Perché anche io sono tutto sporco di sangue, quindi devo capire come fare a lavarmi. Ci sarà un modo, perché è sicuro, scontato, che ci sarà. Non credo di dovermi buttare nel fiume. In realtà è possibile, perché per il cavallo diceva di farlo. C'era un coniglio lì. Dai, corri bel cavallo, più rapido che qua. Buttalo nel fiume. Sì, no, ma io non ce lo butto proprio, ci faccio un tuffetto. Allora. Che poi se butto il cavallo è un macello. Se vuole il cavallo devo trovarmene un altro comunque. È un problema, soprattutto un altro con cui non avrò le stesse. Lo stesso rapporto, e quindi avrò meno cose, sarà più lento e tutto il resto. Il tuo cavallo è sporco. Spazzola il cavallo, fallo andare in acqua. Ecco, devo comprare tutta la roba per spazzolarlo. Che succede? Arthur! Arthur, come lend a hand here. Here it is, folks. All the news you need. Go ahead and call your mama for all I care. Take it easy, I got lumbago. Should have thought about that earlier.
Dov'è che si stanno picchiando? You could have stepped in. I thought you had it covered. Just wait till you're old. I'll be in camp if you need me. Non ho fatto in tempo. Mi spiace. Mi avrei voluto, ma non ho fatto in tempo. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Credo di sì. Poi probabilmente lo sceriffo arriva e mi suona. Perché comunque, come i GTA, nel senso, la gente spara, non è che fa finta, eh. In questo negozio godrai di uno sconto grazie al tuo livello di onore. Ah, ottimo. Oh, wait. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfield's? Yep. Vediamo un po' cosa possiamo comprare. I ain't. Fair enough. Neither's Tommy. Anyway, how can I help you today? Ah, siamo comprati delle nuove armi. Vabbè, poi questo lo si farà. Dei nuovi revolver, dei nuovi fucili. Lancaster, Litchfield, belli che sono. Springfield. E lo Springfield tanta roba, anche se è lento. Questi non posso ancora comprarli. C'è un modo per fare tipo un compara? Visualizza. Pistola Volcanic. Vabbè, ok. Qui possiamo comprare le robe, poi ci penseremo. Per adesso stiamo ancora facendo tutto. Vediamo un po' cosa abbiamo di accessori. Fondina migliorata, rallenta permanentemente l'uso di tutte le armi del 20%, incrementa la capienza di caricatore, olio per armi dovremmo comprarlo perché serve per pulire l'arma, e poi non c'è, questa non è nulla. Let me see what's available. Thanks. Allora, il dottore no, voleva andare dall'Emporio. Qui c'è il barbiere, vediamo un po' il barbiere. Ho l'impressione che qui non è dove vogliono bene, perché qua ho spaccato tutto. You ain't worth two shits, old damn lot of you. Don't think I've seen you around here. One tree. One buffalo. One sta completamente ubriaco. I shot 19 of them once. Well, buffalo, no redskins. Don't know how many redskins are killed, but they deserved it. They weren't Christians, so I sent them to hell. Vediamoci un po' di farci sistemare dal barbiere. Well, my spot's right here. Needing a haircut? Fai barba e capelli. Capelli, vediamo un po' come possiamo farli. Acconciature, sono curioso. I took a piss in your chair again. I really hope you're joking. Ci sistemiamo un pochino, perché qui la situazione è tragica. Beh, cosa 68 centesimi direi che possiamo farli. Ain't no Wild West. Sono più uguali. Ain't nothing. Nothing nice. Ci facciamo così. Ci piace. Taking off a fine mustache. Damn, here breaks my heart. Accorciamo così. Ci mettiamo un po' di pomata. E quello sta continuando a parlare. Intanto non si è zitto un attimo. Vediamo la stili completi di barba, Ah, non ce li abbiamo. Perché non possiamo? Perché è impossibile? Chi la sa. Stili di baffi. Naturali, baffi a matita. Pizzetto doppio. Però non possiamo farli più lunghi, ovviamente. Perché noi alla lunghezza al momento è 2 su 9, quindi non possiamo fare miracoli. Va bene, dai, comunque siamo già... Abbiamo già i capelli normali adesso. Dobbiamo solo pulirci perché facciamo schifo. Acqua calda, dite, ma dove secondo voi? Tony. No, non è gratis.
back for some more provisions? Got everything you need. Have a look. Costa 70 euro. No other outfit beats their prices. Allora, cura del cavallo, ecco qua. Allora, no, io volevo proprio il set di spazzole. No, non c'è? Non abbiamo il set di spazzole per il cavallo, mo? Dove lo trovo? These homeless folks come trudging in here all the time now. Questa città non si trova nulla, maledetti. Hello again. Fai un bagno. 25 cents. Facciamo. I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Oh, ora sembriamo puliti quasi. No, noi ci siamo puliti, è la giacca che fa schifo, quindi per la giacca bisogna fare il bagno, mi sa, con la giacca. Lì dietro c'è un punto di domanda. Cos'è il punto di domanda lì dietro? Tu cosa stai facendo? Stai rubando? Mister. Hello, mister. Ah no, no, sta sollevando. Come se lo stesse rubando in casa. New in town? I only keep select items on the shelves. Wait a sec. You can't be over there. Che c'è qua? Che posto strano, in casa del dottore. Ma hai scoperto un'attività clandestina. Ora puoi rapinare anche l'attività illecita. Ah. Ok. Quindi ho scoperto che il dottore fa tanto il furbo. Ma in realtà è un'attività clandestina nel reto. Andiamo a vedere un po', eh. Per illustrare un negozio. Ok, una volta che l'ho scoperte. Muoio? No, non muoio per una cosa. Puoi rapinare i negozi minacciando il commesso con la pistola. Ok. Beh, è un'attività clandestina, quindi posso quasi farlo. Immagino, però come... Non vorrei fare un casino. E non vorrei morirci. L'attività clandestina è qui dietro. È tutto bene. Forse mi posso far dare delle chiavi. Vediamo un attimo. Ah, svalicia la stanza sul retro. Let me into that back room of yours right now. Sir, please. You don't want to get involved with them, I promise you. You make them open up, or you're a dead man. Vediamo un po' come va, eh. Hey, open up. It's me. I brought some food and whiskey for you fellers. Don't try anything funny. Looks like a nice little business you got going. Ah, shit! Oh god. Please. Ah, comunque sono ricercato. Era un'attività clandestina, ma sono ricercato. $50. No! Ma tu anche! Io non volevo farti niente! E vabbè. Io non volevo uccidere la signorina. Ha messo un'arma. No!
Erano Driscoll. E adesso? Allora, prima di tutto dobbiamo curarci, perché altrimenti qui ci moriamo. Forse farla di notte era una mossa più intelligente. E mo? Devo toccare uccidere lo sceriffo. Oddio. La situazione si fa tragica. Vai. No. Perché il cavallo è scappato così? Perché hanno sparato. Beh, che cacchio sta succedendo? Ah, è spaventato. Io non voglio ucciderne altri. Perché se ne uccido altre è peggio. Hanno $33 di taglia su di me, che non è che sia granché, però. Ah, ma sono qui, questi qua sono dei. La vedo tragicissima, non so come scappare. Ho capito, va bene, va bene. Vabbè, ragazzi, a un certo punto qui. Non è che potessimo stare qua. Sì, li ho uccisi, ragazzi. Ho fatto la strage. Io volevo scappare, ma il mio cavallo non è stato collaborativo. Eri preoccupato, vero? Che eri spaventato. Basta però. Il problema è che oramai mi sa che non posso più tornare in città. Perché ho fatto sta mossa? Devo farmi gli affari miei. Corri. Sei ricercato, la legge ti sta cercando. Me ne sono accorto. Grazie, grazie per l'avviso comunque. Saranno dimenticati, se avessi dato dagli uomini nella zona rossa, diventerei nuovamente ricercato. Dov'è la zona rossa? Alla faccia della zona rossa. Abbiamo iniziato quella grande. Cioè, la zona rossa è tutto il mondo. C'è una taglia di $118 su di me. O paga la taglia presso un ufficio postale. Ah, ecco. Allora posso andare a pagare la taglia. Porca miseria, $118 sono tanti. D'altronde ne ho uccisi tanti. Ho capito, però non avevo mai visto questo sistema qua. Adesso so come funziona.
So come funziona tutta sta roba qua, quindi adesso so cosa non devo fare. Il problema è che l'ufficio postale è qua. La probabilità che ci proviamo a pagare la taglia. Proviamo a non farci beccare. La città però mi serve, non posso non andare più in città. Cioè, io pensavo che comunque fare un'attività, uccidere, smascherare un'attività clandestina fosse ben visto. Mi direte, poi io ho ucciso. Ma in realtà fino a quel momento non era un problema. Il problema è stato quando poi ho ucciso il tizio che è venuto a indagare sull'omicidio. Lì è nato il problema. E a quel punto ho ucciso degli uomini di legge. Devo dare da mangiare al cavallo. Bravo cavallo, insomma bravo, potevi far meglio, eh. Vai di notte, hai ragione, adesso dai, cosa facciamo? Torniamo all'accampamento, dormiamo fino a sera e la sera andiamo. Bravo, mi sembra un'ottima idea. Comunque ecco, mi è tornato in mente il nome degli animali che ci sono in questa zona. I fagiani, ci sono tanti fagiani qua. Sì, poi ti considero dopo a te. Facciamoci almeno voler bene dal nostro accampamento portando il sacco sul carro, va? Che situazione? Hai mangiato lo stufato di recente? Ah sì, ok, lo stufato si può mangiare solo un tot di volte, non mi ricordo com'è. Allora, dormiamo. Andiamo a notte e poi proviamo ad andare all'ufficio postale a pagare questi tonti soldi rispetto a quelli che abbiamo noi. No, non posso uccidere le persone nell'accampamento, ammiraglio, cioè, altrimenti mi finisce il gioco subito se uccido le persone Dear nell'accampamento. Devo Arthur, poi ricominciare. I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. È It's nuova. me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Ah, Yours, ok. Mary Linton. Allora, abbiamo Mary Linton, che è a nord di Valentine, eccola qua. Sapete che però cosa ho pensato dell'ufficio postale? Che l'ufficio postale è chiuso di notte. Non ci posso andare di notte. Mi è venuto a mente adesso. Comunque ci sono gli orari dei negozi. Quindi devo andarci adesso. Anche perché da Mary voglio andarci, dato che c'è per un paio di giorni. Voglio andare a trovarla perché potrebbe essere una cosa interessante.
Spero di non dover censurare tutto. Vabbè, speriamo che comunque di riuscire almeno ad arrivare all'ufficio postale senza essere visti dagli uomini di legge, ecco. Non saprei. Il problema è che non so bene come riconoscerli. Perché se li riconoscessi, magari può cercare di prendere un'altra strada. Non so se sulla mappa mi vengono indicati. Vediamo un po', vedremo. Comunque in realtà è lì, ce la potremmo. Non diciamo niente, però. Allora, entriamo adesso qui. No, su Twitch non importa niente a nessuno, è sul tubo. Lasciamo qua il cavallo. L'ufficio postale è quello lì, se non sbaglio. Comunque per $118 devo ammettere che... paga la taglia. How can one crook raise so much hell? Not pay his service? Ok. Ah, posso anche prendere il biglietto del treno. C'è qualcuno che mi chiedeva un nichelino. Nessuno avrà risentimenti, vero, per quello che ho fatto. Sì, dov'è? Dov'è? Te lo do, guarda. Se ti... Ok, dai, ti aiuto. Ma te t'ho già visto. Mister? Hey, buddy. Infatti. Hey, mister. Mister. I never learned your name. I never did. Chi è? Vitamina Beat, chi è? È Mantis? Zergantis? And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad, like when your puppy passed, because you slept on it. Oddio! What's your name, mister? Non so se dirglielo, eh. Sembra un brav'uomo, però... Diciamoglio, dai. Arthur? Arthur? È salito la mia... Come mi vede la gente, comunque. My uncle's name was Arthur! Uncle Arthur, we called him! La combo Zergantis Ozero, l'attenzione, combo di livello. A strong name. Like a king. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Va bene, se ne va spostandovi tutto questo. La Zergonzer... Zerganzerol, Zergonzerol combo. Non suona bene. Non riesco a trovare una cosa. Andiamo da... Prima di salutarci andiamo a vedere Mary Linton. Cosa dice? Chi la scusi? Comunque potremmo rifarci i soldi prendendo la taglia di un altro criminale che è qui. No! Vabbè, scusi, non volevo entrarle in casa. Non se la prenda. Qui sì, guarda che agilità. Dove lo possiamo mettere il cavallo? Visita coniugale, esatto. Bello pulito soprattutto. No, non entriamo con la pistola però. Non è un buon modo per presentarsi in casa. Una volta ce l'avevo veramente. Numero 2. Bello pulito, sporco come non so cosa. Yes. Oh, I'm sorry I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. La conquisterò sicuramente. Linton. Cioè, sembra praticamente che abbia fatto una lotta nel fango prima di venire qui.
Hello, Arthur. Lei invece come tutta ben vestita, ben messa. I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. L'uomo vissuto fa sempre comunque il suo. Pneumonia. Bad business. Sure. So, well, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ecco, io qui ci scappa, ve lo dico. Listen, Arthur, my family. I need your help. Ah, ecco perché invece avevo solo bisogno d'aiuto. Esatto. You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. Però mi piace. Comunque il barbiere ha fatto bene a pagarlo perché i capelli sono rimasti bene. Quindi vuol dire che ha fatto un bel lavoro il barbiere. The Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Ah, scelta morale. Scelta morale. Aiuta Mary, non aiuta Mary. Io in realtà vorrei aiutarla perché sono curioso per due motivi. Cioè in realtà per un motivo principale, che è quello che sarei curioso di vedere come prosegue la storia sua. Non vorrei perdermi delle diramazioni della storia. Sono sicuro che comunque c'è una storia anche se non l'aiuto. Che comunque questa scelta mi farà vivere delle cose. Mi ricordo che Zergantis aveva detto che addirittura a seconda che avessi freddo o no ti offriva da bere a un certo punto all'inizio dell'avventura, sevi, eccetera. Cioè, quindi c'è sicuramente attenzione in questi dettagli, c'è. Sia che io scelga sì che no. Però il Zergantis ovviamente dice di no. Credo che sia un no quello che sta dicendo, che si aiuti da sola. Emanuele per il sì. Forse di ricompensa. Probabile. Probabile. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. No, sono curioso di vedere come funziona. Tanto, secondo me, ci scappa la fornicata, ve lo dico, perché non si sono mai fatti problemi quelli di Rockstar. Quindi dov'è che è? Questo cos'è? Laggiù. Ehi, che viaggio che devo fare. Qui dovrò fare una strage sicuro. Cioè devo tipo massacrare il mondo. Ma è scontato, eh. Dai, andiamo a massacrare il mondo e poi ci salutiamo. Che non è che mi spiace lasciarvi così. Però prevedo un di tutto qua. Carabina di ripetizione, fucile a cannelice, sì. A meno che non si possa fare mezzo stealth, che in realtà è possibile. L'altro giorno mi ha fatto fare una missione che riusciva a fare mezzo stealth
uccidendo la gente con l'arco, col coltello da dietro, che aiuta perché ovviamente rischi di prendere meno proiettili. Però vediamo un attimo. Ho sbloccato anche il modo per fare le curve velocemente, ma non me le ricordo. Ah, ecco, così. Certo che dire orgia e romance scene nella stessa frase. Ognuno ha i suoi concetti, certo, però... E là, non l'ho visto. E io, ragazzi, dovete sapere... Lo dicevo l'altro giorno, che adesso sono in Inghilterra e quindi anche nel gioco guida a sinistra. È un problema. Questa? Oh, hey, you there! Think you could help a lady out? My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Diavolo, è un passaggio. E tanto qua siamo veramente Caritas oramai. Dove la dobbiamo portare questa? Emerald Ranch? Mind taking me there? Facciamo anche servizio taxi. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Oh, losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he? Comunque è bello che ci sono un sacco di eventi così in mezzo al gioco. Un sacco. Ne ho visto parecchi in realtà, quindi mi sento di dire un sacco rispetto alla media. Per adesso, ok, appena iniziato, però sembrano abbastanza vari. Più che altro sembra. Tieni premuto quadrato di effettuare passi laterali. Guarda che roba. Dal fuoco guadagnato fidato destriero. Posso fare i passi laterali. Utilità per il circo. Per il circo. Dicevo, la cosa interessante, a parte che questo, questa continua a parlare, che in realtà se la stessi a sentire, ha una sua storia, nel senso che non è una che prendi a caso e porti di qua là. Adesso mi sta raccontando qualcosa. Magari sono delle cose stupide, però... Ma dove stiamo andando? A parte che c'è un treno. È lontanuccio. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being, I was looking for work. Vabbè, qui facciamo un servizio taxi di quelli impegnativi, eh. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. When I asked about her, everybody told me to leave it alone. Found an old saloon there, all shut down. No, è vero, nei giochi Rockstar non è impossibile, ma io mi aspetto qualche cosa del genere. Blood stains. Something definitely happened there, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling. Oh, c'è da cavolo quello, magari no. Either way, it's time I left. Especially now I lost that poor horse. I'll collect my belongings and be on my way. Back home? I guess. I'll bet my husband's right where I left him. L'importante è che adesso non arrivi il marito arrabbiato, che è ubriaco, che ci vuole picchiare perché non ho voglia di picchiare qualcun altro, eh. Cioè, mi devo tenere per quelli là che sono del fratello della... della simpatica donna. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please take this as my way of thanking you. Quanto mi dà? Anello d'argento con stemma e più onore. Vabbè, what a lousy day. Poteva andare peggio. Almeno un po' pagato la corsa. Yep. Qui c'è una stazione del treno. Whoa, easy. Cerca Lily Millet.
Ah, perché qui c'è anche quella che deve dei soldi a... al tipo. C'è quella che deve dei soldi. Vabbè, no, per adesso ho troppe cose. Andiamo a fare quella, perché altrimenti non chiudiamo mai. Quello è il fatto che poi 10.000 cose da fare, te ne accorgi. Mi devo ricordare di tornare lì. Una di quelle che deve i soldi al nostro amico Strauss è Lily Millet. Comunque, ammiraglio, te hai una senso, cioè, ti piacciono i giochi dove vogliono tutti, direi. Tipo, sei uno di quelli che quando gioca i giochi a cose dove ci sono un sacco di NPC, finisce senza NPC praticamente. L'ambientazione è fighissima, guardate che roba. Anche il cielo, è una cosa senza senso. Sì, esatto, Emanuele. Sì, sì. Poi, appunto, live mi piace fare una cosa e se ve la porto, no, cercate di non tagliarvi la metà. C'erano i lupi. Calmato il cavallo, perché nel mentre si agita anche il cavallo, no? Quindi ho dovuto, ogni tanto lo calmavo, se sentivate, se sentivate. Però ti perdi un sacco di cose, ammiraglio, eh. Adesso che poi rischi di perderti molte questline. Dove ci stiamo arrivando a sto posto? Ah, si è vicino, ok. Oh, per sapere quando devo tirare fuori le armi, che dovrò farlo. Non è vero, però non sempre respawnano. Tipo qui non respawnano. Ad esempio, se dobbiamo dircela tutta. Easy. Prendiamo l'arco qua. Cioè, vediamo un po' com'è la situazione. Tieni premuto triangolo per riposarti. Mentre ti riposito i lucchi non si consumano e sono quasi vuoti, si ripristinano leggermente. Ah, vedete che posso anche creare l'accampamento. Cioè, mi sembra avevo la cosa dell'accampamento. Quindi posso creare l'accampamento in un posto. Ci sta bene, molto bene questo. Devo fare? Ci devo fare una strage? Ah no, ho cominciato a camminare così, quindi probabilmente niente. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son.
Your sister is very worried. The boy has chosen. Ah, veramente? Non ho letto Emanuele. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut, dut. Are you always this negative and antagonistic, sir? Sì, la strada che è questa. Cosa so cosa rispondergli? Cerchiamo di essere più comprensivi, magari ci parlano. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Parla delle tartarughe. I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. Hey. Tanto sta cambiando turtles? Il giorno, guardate il cielo che è cambiato del tutto. Turtles. Hanno la tartaruga, quindi l'ho detto tartaruga, la tartaruga sul camice. Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Ah, ok, è andata bene. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then make up your mind! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! E via! Ma guardate cosa mi tocca fare! Come on, Jamie, your sister's worried about you! This is none of your damn business! Sorry! Okay. They're just using you! Telling you what you want to hear! What the hell do you know about it, Arthur? Bastard! Damn it, we gotta do this the hard way! I don't have to answer to you! Corre quello, eh! Cavolo se corre. Just stop and let's talk about this. I would do it just fine by myself. Dura stargli dietro, va velocissimo col cavallo. Sicuramente c'era la missione farlo in meno di 25 secondi. Questo mi sta succedendo tutto il raccolto. Non ce la faccio a prenderlo comunque. Tu è veloce come me. Sta sparando? Maledetto! Ce l'ha fatta passare. Please, Arthur! I'm a man now! I found something! A calling! You're just a kid! You're making a big mistake! I'm not taking advice from you! You're an outlaw! E su questo c'ha ragione, comunque. They're good people! I'm warning you, Arthur Morgan! Leave me alone! Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone.
Premi lentamente R2 per riempire l'indicatore. Spara alla mano di Jamie. Ah, bello questo. Questo è tipo da duello. Quando ci sarà il duello sarà da farlo così. Let's go see your sister. Okay. Okay. Non sta benissimo comunque il ragazzo qua, eh. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Yep. Well, this was how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. Cosa mira questo qua? Che spara? Last time I saw you, didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well. Stia calmo però, Jamie, perché poi mi tocca ucciderlo. They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They were charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but vabbè, mi sa che stiamo arrivando alla conclusione di questa storia, in teoria, perché quando riportiamo ci sarà, lei prenderà il treno, non ho capito perché lui deve mirare a tutti, prenderanno il treno e scapperanno in un'altra città, andranno non so dove. Poi magari continuerà, però sono contento di averla continuata, perché comunque è interessante la storia, cioè dice che lui... Cioè mi racconta che Arthur è stato quello che ha siato a cavalcare, bla bla bla. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Poi okay. Le camminate, le galoppate, anzi, a cavallo sono belle lunghe, però ti dà la possibilità di ammirare questi paesaggi che sono eccezionali. E non sono così vuoti, perlomeno, nel senso che succedono cose, vedi passare animali, vedi passare carovane, carrozze, vedi passare gente a cavallo, insomma. Hester? Hosea, yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Here we are. She must be waiting inside. I don't want to see any more trouble from you. You hear? Hey, watch where you're going. Make it quicker, I might run off again. Si muove il tizio? Dai, ti ho sparato a una gamba, a una mano, cosa vuoi che sia? Jamie! Jamie! Come home! Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Niente. Neanche... Niente, non c'è niente alla fine. Peccato. Che signore, Arthur. Che signore che l'ho fatto diventare. I've... You're... Oh, you'll never change. Cosa? I know that. La prossima volta dovevo lasciarti morire.
feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Questo l'ha scritto nel diario. Queste cose che vede poi sono cose che lui scrive nel diario. Va bene, quindi è andata così. Alla fine ci ha praticamente usato per quello che voleva, diciamo. Ragazzi, io vi ringrazio tutti per la visione e ci vediamo alla prossima, ai prossimi live. Sarà sicuramente una live martedì e vediamo tutto quello, insomma, che si farà. Ci sono molte cose in arrivo, insomma. Come sempre, ragazzi, vi raccomando, so che ci supportate, ma ecco, è importante, i nostri like e tutto il resto sono molto importanti. Magari non sembra, ma lo sono, quindi continuate così, seguite sui vari social per vedere tutte le nostre varie evoluzioni che abbiamo in mente. Vi auguro una buonissima domenica e ci vediamo la prossima settimana. Ciao, belli!